Conta Storie è il nuovo corso Fabbri Erickson per il primo ciclo della scuola primaria. Conta Storie è un corso del progetto DAII, Didattica Aumentata per l'Inclusione e l'Innovazione. DAII è il nuovo progetto Fabbri Erickson per costruire una scuola davvero inclusiva. DAII rinnova e arricchisce la didattica lavorando su 7 dimensioni. Tante, tantissime storie. Storie in rima, storie per contare, storie per crescere, storie per proteggere la biodiversità, storie per raccontare le storie. E poi fare per apprendere. Diverti apprendimento insieme, per valorizzare tutte le differenze nel gruppo. Per la prima volta, gli albi illustrati in un corso adozionale per tutte le bambine e i bambini. Bruno Tognolini, poeta e filastrocchiere, ha scritto per noi Rime Alfabete, l'alfabetiere del poeta, illustrato da Sara Vivanni. Lodovica Cima ha scritto per noi Numeri in festa, un'avventura per imparare a contare, illustrata da Anna Laura Cantone. Due libri da conservare tutta la vita. Il percorso per imparare a leggere e quello per imparare a scrivere sono separati. Così bambine e bambini, sul libro della scrittura, hanno a disposizione lo spazio che serve loro per esercitarsi adeguatamente. I libri procedono in parallelo. Nel libro per imparare a leggere, ogni lettera viene introdotta con attività pratiche. Ogni gruppo di pagine dedicato a una lettera comprende una storia da ascoltare e guardare, che ha come tema i valori dell'educazione civica. Sezione di letture a specchio in letture 1. Nei libri per imparare a scrivere vengono presentati separatamente tutti i caratteri, corsivo, minuscolo e maiuscolo, stampato, maiuscolo e minuscolo. Con Numeri in festa si conta prima di tutto con le storie. Poi, in matematica, i numeri vengono proposti a piccoli gruppi per rispettare le conoscenze pregresse e presentati con il supporto di attività pratiche. Si lavora giocando e soprattutto si lavora insieme. In italiano, in seconda e in terza, continua il percorso di letture, focalizzato prima sui temi e poi su tipologie testuali e generi. Inoltre, una sezione del volume di letture di terza diventa un laboratorio di teatro. Laura Carusino racconta alla classe come mettere in scena le sue storie. Nelle discipline di prima, seconda e terza, la parola d'ordine diventa diverti apprendimento. Con Gloria Ragni, la didattica esperienziale diventa protagonista e il fare per apprendere viene messo al centro di tutte le pagine. In prima, seconda e terza c'è il percorso a fumetti, difendiamo gli animali e proteggiamo la biodiversità. In classe terza il percorso si arricchisce con la narrativa Il rinoceronte bianco, una bellissima storia di amicizia, crescita, educazione civica e ambientale, scritta da Mariella Ottino e Silvio Conte. In classe terza Conta Storie racconta la storia come non ha mai fatto nessuno. Ripartendo dalle fonti, racconta una preistoria che ha come protagonisti non solo uomini, ma donne, uomini, esseri umani. In Conta Storie ci sono i grandi casi dell'ispettore Ortografoni, di Silvia Baldi e Susi Cazzaniga, Chi ha paura della matematica, di Angelo Giunta, Emozioni a colori, di Monica e Rossana Colli, Il primo Atlante di storia, geografia e scienze, di Monica Attolini e Valeria Del Rio. In Conta Storie, una serie di pagine e rubriche speciali consentono di fare verifiche con le mappe, di somministrare compiti autentici e di strutturare un primo percorso di autovalutazione. Conta Storie è un corso di obiettivo parità, il progetto Fabbri Erickson con la supervisione scientifica di Irene Biemmi. Conta Storie è il corso davvero ricco di strumenti diversificati e innovativi per contribuire a realizzare una scuola autenticamente inclusiva che non lasci indietro nessuno.